partenza per vedere la Fenice, Dark Phoenix, e sono a Limana. Sto facendo benzina nel distributore. Facciamo il pieno e andiamo fino a Bolzano a vederlo in 3D, perché qua a Belluno c'è solo il 2D e vogliamo andare a vederlo in 3D, io e la Marli. Saluta Marli, ciao. E qua devo fare il pieno, dopo vedremo quanto mi arriva. Allora, sono 51,25 il pieno, più 20 fatti dalla mammina, offerti dalla mammina, sono 71 euro passati di gasolio per fare il pieno alla macchina 2002. Ecco, adesso andiamo in via, questo lo possiamo buttare, non so perché fanno le robe fiscali, e andiamo verso Feltre, e poi andremo verso Arsie, poi da Arsie poi andiamo in Trentino. Allora, lì a destra lì c'è il Monte Avena, e qua stiamo andando sulle Alpi Feltrine. Però lì grande sono delle Alpi Feltrine sulla sinistra, e dalla parte di là c'è il Trevisano. Ci stiamo dirigendo verso Trento, ma lì inquadra me. Ecco, ci stiamo e ci stiamo faccio fatica con il braccio. Oh, ci stiamo dirigendo verso Trento, va bene, dai. Quello lì è il Monte Avena, quello. Quello là. Adesso qui a destra c'è il lago di Busche. Si vede? E, là, e di solito ci sono, questo è il lago artificiale, è del fiume Piave. E di solito ci sono i cigni qua, però stavolta qui non li vedo. Stai inquadrando Marli? Sì. Busche, questo è il lago di Busche. Oh. E sono partito incredibilmente con la... Che pirla che sono con il serbatoio aperto. Meno male che è stato un motociclista che mi ha fatto segno. Andiamo. Ah, qui sono via Culiada a Feltre e stiamo per andare. Che c'è? Che roba quella macchina lì? Cos'è quella a fare? Non ho idea di cosa sia. È una roba militare forse. Beh. Ma cos'era Marlene? Ma non lo so cos'era, ma mi sembra un camper, qualcosa. Un camper, sembrava una roba militare. E di qua c'è la via Culiada, alberata, e poi di là si va per Arsie. Noi adesso andiamo per Arsie. Questa è la via Culiada, la parte finale, guardate quanti tigli, ed è innaturale per i tigli essere così alti. Di solito, che siccome queste sono strade fatte dal fascismo, di solito mettevano i platani sono così alti. Qua invece hanno messo i tigli e sono anormalmente alti. La via Culiada è una delle parti caratteristiche di Feltre, del Feltrino. E quando uno vede la via Culiada vuol dire che sta già uscendo da Feltre e va verso Trento. O magari per percorso inverso, quando arriva da Trento, vede la via Culiada, vede che sa già che è entrato nella provincia di Belluno. Perché qua siamo proprio al confine. Più in là c'è Fonzaso Artenne e poi si va direttamente da Arsie e vedremo insomma. Per andare a Trento dalla provincia di Belluno, quindi da Arsie. Notate che razza di schifezza, gira là avanti. Guardate che schifezza, in mezzo alle crode, in mezzo alle gole, proprio ai precipizi, c'è questa strada stretta dove le macchine vanno velocissime. È uno schifo. Farla di notte con il freddo, il gelo e la nebbia è terribile. È terrificante, anche perché adesso è bello, cioè bello insomma, sì, è fattibile perché c'è la luce. Di notte è buio totale. È una cosa terribile da fare questa qua. E noi questa strada qui la faremo sia andare che ritorno, andate che ritorno. Guardate che alte che sono le montagne, guardate. Queste qua sono proprio Dolomiti invece. Queste qua sono Dolomiti Trentine. E qui comincia il Trentino. Come vedete qua l'ombra arriva presto, perché a parte le nuvole, ma comunque sono anche le montagne che sono molto... come si può dire, chiudono molto la valle e quindi c'è spesso buio qua, buio, freddo, è un posto di merda. Penso che sia uno dei posti più brutti che ho mai visto, però vabbè, di passaggio, pazienza. Non posso stare tanto da okay. Te, perché... Filma, premuto? Sì. Sta registrando? Sì, credo che sì. Gira, voglio vedere. Credo che sì. Ok. Allora, qua siamo, mi sono dimenticato di dire prima, come vedete, siamo nel Trentino, si chiama Valsugana qua. Questa strada qui è la strada della Valsugana, come la polenta Valsugana. E siamo a pochi chilometri da Trento, qualche poche decine.
tra un po' dovremmo arrivare a Trento. È strano perché non si trova nemmeno un campo di mais. È bello che sembrano i territori della Polenta Valsugana, però non vedo neanche il campo di mais, vedo meleti, uva, cioè vigneti, ma campi di mais zero. E adesso qua siamo in autostrada tra Trento e Bolzano, quindi qua, questa qui è la vallata con le Dolomiti trentine e bolzanine. Siamo nella vallata che porta a Bolzano, che è un po' come fosse la Val Belluna, però con la differenza che qua le montagne sono innanzitutto più ripide e poi sono più rocciose e c'è una grande pianura in mezzo, che entrambe, sia la Val Belluna che la valle qui che non so come si chiama, sono state fatte da due ghiacciai scavate all'interno, almeno geologicamente parlando è così, poi chi lo sa, perché le montagne dicono che sono dei corrugamenti del terreno e poi dicono che in mezzo c'è stato questo ghiacciaio qui. Mi sembra strano che però il movimento delle croste terrestri non abbia spaccato questo ghiacciaio, perché il movimento delle croste terrestri è un movimento che ha delle forze allucinanti, infatti guardate come hanno tirato su le rocce qui, figuriamoci se non spaccavano il ghiaccio. Però dicono che queste valli comunque a forma U così le facciano i ghiacciai, le valli a forma di V le fanno i fiumi, le valli a forma di U le fanno i ghiacciai, queste qui che sono belle larghe sono di ghiacciai. Adesso noi andiamo a Bolzano sperando chiaramente di prendere la strada giusta. Val di Non, le Val di Non è famosa, è tipica. Guarda, guarda lì, cos'è, un mulino quella fuori lì, è i radar, quelli sono i radar per la velocità, non li ho mai visti in funzione, guardate che roba. Non so che è un presto, eh? Che lo vedo poco io. Vabbè, comunque mi sembrava fosse il radar della velocità quello lì, quello che dicevano gli svizzeri, non l'ho mai visto in funzione. E nelle Val di Non, qua si vedono che sono un sacco di meleti, ci sono proprio, sono famose le appunto le mele delle Val di Non, e questa qua. Vabbè, poi anche stoppare va bene, penso. Ecco, siamo arrivati in centro Bolzano e centro, cosa dico, siamo in un parcheggio, adesso ci avviamo verso il centro con la Marli. Siamo arrivati a Bolzano e io non me la ricordo assolutamente così, a meno che non ho sbagliato posto, che magari era Bolzano Sud e questo qui siamo andati a Bolzano Nord, Marlene? Non lo so. Voi, non l'ho mai vista questa parte qua, mai, gli anni scusi che sono passato, a me che sono passati anche 10 anni, ma io non me la ricordo così, Proviamo ad andare per di qua e poi vediamo. Mentre abbiamo trovato il posto, la strada che... in cui andavo 10 anni fa, però a quest'ora qui che sono le 8 è tutto chiuso, volevamo prendere pane, quelle cose lì, prodotti tipici, la Marlene magari si comprava anche vestito, non lo so, ma è tutto chiuso. Voi ditemi se è possibile che in una città turistica sabato sera debba tenere chiuso i negozi, nella stagione turistica debba tenere chiusi i negozi. Io sapevo già. Vabbè, comunque siamo venuti qua a sta Paulane e adesso mangeremo tedesco e poi andremo al cinema, che il film è alle 11. Madonna. E quando dura quel film lì? Un'ora e 50, una cosa del genere. Ma non è un problema quello lì, tanto per una giornata si può fare tranquillamente. Sì, perché devi guidare io dopo. Guiderai tu, guiderò anch'io, vedremo, dai, non è un problema. Buon, ci vediamo, vi aggiornerò più tardi. Allora, canetta di quei funghi. Boschetta con i funghi. Gigi. La Marlene ha preso questa roba qui come secondo. Cioè, secondo, dopo la bruschetta. E già la bruschetta la devo finirla io. Non mangerà neanche la metà di questa cosa che amo. Mi sono preso questo, lo stinco, che sembrano quasi due. Con, come si chiama Safari? I krauti. E i brezel.
la vedo male stasera, che mi toccherà finire anche la sua roba. Luna piena e rischiamo di perdere il film, ma guardate che roba come sta sorgendo la luna piena a Bolzano. E vabbè, per me è pieno lo stesso, anche se non è ancora piena. È uno spettacolo, peccato che con la fotocamera non si prenda perfettamente. Ne è Gigetta. Andiamo a prendere il parcheggio, dai. Allora, siamo vicini al macello, sono le 10 qualcosa di sera. Mi sembra strano che un film alle 11, inizia alle 11, però gli orari sul film, sulla locandina di internet era scritto quello. Chiudi la macchina, avanti. Quindi adesso andremo a vedere se effettivamente è aperto. Qua siamo vicini a Via del Macello, dove c'è sto cinema. È posto malfamato, mi sembra malfamato, sembra un po' la periferia di Milano, lì c'è anche una puttana. Oh, vi terrò aggiornati appena arriviamo al cinema. Ebbene sì, signore e signore, alle 11 c'era davvero il film. E adesso ci accingiamo ad andare alla sala numero 6. A vedere il film di X-Men, The Dark Phoenix, che è il film che chiuderà la saga degli X-Men, purtroppo. In realtà non è vero, perché mi pare che fanno The New Mutant, quindi anche quello lì è una roba... Cioè, non è X-Men, ma sono sempre mutanti. Vabbè, staremo a vedere com'è, sono più quasi 2 ore di film. Il problema è che è tardi ormai, però chi se ne frega. Buona visione a me e tanti saluti a tutti.